Ciao a tutti gli amici di Calcissimo e anche del canale YouTube Fulvio Colovati Official da Emanuela Iaquinta. Ogni martedì inizieremo a parlare di gossip, ovviamente inerente al mondo del calcio. Sì, perché dovete sapere che è terminato da poco, da un mesetto circa, il calciomercato e le miglior trattative non le decidono i procuratori, non le decidono i giocatori, bensì le wax, le mogli, le amanti e chi più ne ha più ne metta. Parleremo quest'oggi di Mauro Icardi, giocatore del Paris Saint-Germain, ex dell'Inter, e di Vandanara. Chi ha seguito come me un po' i social ha ben visto il following di lui e di lei circa un mesetto fa, dove praticamente parrebbe che lei abbia lasciato, avrebbe appunto lasciato Maurito per colpa di messaggi fedifraghi tra lui e questa China Suarez, Maria Eugenia Suarez, attrice, modella, showgirl argentina. Ma tutto poi si è sistemato, grazie al cielo, perlomeno ringrazierà la società del Paris Saint-Germain, perché poi, visto che comunque lei è anche manager di Icardi, chissà come poteva andare a finire. Detto questo, questa China Suarez, perché adesso ovviamente ne parlano tutti, non, in Italia un po' meno, però nei salotti comunque argentini è molto in voga. Lei ovviamente sì, showgirl, attrice, cantante, come ho detto prima, però diciamo che comunque è saltata all'occhio per dei suoi video un po' hot su internet e ovviamente ha avuto il boom di popolarità grazie alle accuse sulle Insta Stories su Instagram di Vandanara appunto per averle rubato il marito perlomeno temporaneamente. A questo punto cioè, mi viene da dire. E già, perché parrebbe comunque essere caduto nella sua rete anche un altro giocatore, Rodrigo De Paul, ex Udinese, ora attaccante del Real Madrid, che già era in crisi con la moglie, ora la rottura è definitiva, l'ho comunicato qualche giorno fa. E sapete con chi si è fidanzato? Con Violetta della Disney, Tini Stussel. Bene, se sono rose fioriranno. Vorrei ben vedere, vedremo, vedremo. Detto questo, un'altra coppia comunque che è balzata un po' all'occhio, sempre nelle ultime settimane, e parrebbe comunque che si sia, diciamo, ispirata ad uno shooting proprio della coppia Icardi-Nara, sono Dybala con la sua compagna Oriana Sabatini. Ebbene sì, questi ultimi hanno posato per uno shooting molto sexy, dove lui a petto nudo, lei molto intrigante. E tutti quanti si sono un po' allarmati, o perlomeno i tifosi juventini, anche perché ricordiamo che dopo quello shooting di Mauro Icardi e Vandanara, uscito ovunque sui social e poi ovviamente su tutte le riviste di gossip, Mauro Icardi ha lasciato l'Inter e è partito per il Paris Saint-Germain. Quindi non vorremmo mai che la gioia, Paulo Dybala, facesse la stessa fine. Detto questo, alla prossima!